Bentornati sul canale amici, bentornati su Nerd e Retro. Sono arrivate alcune cosine e non possiamo fare altro che andarle ad aprire. Ovviamente se siete interessati a contenuti come questo vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, abbiamo l'obiettivo dei 20.000 iscritti, di lasciare un mi piace e commentare al di sotto di questi video, che vi vedo sempre attivi, bravi. Abbiamo tre pacchi da aprire insieme, quindi sicuramente non ci va male. Direi di iniziare da questa busta, che è quella un po' più cicciona, perché contiene carte di un set in particolare che abbiamo già visto qui sul canale, cioè 151. Se siete interessati ad altri contenuti di 151, li ho caricati, li trovate qui, magari anche cliccando nei link sopra nelle schede. Un po' di bolle da scoppiare, apriamo il tutto e tiriamo fuori il nostro malloppo. Ce ne sono abbastanza, qua ad andare a guardare. Via lo scotch al più presto possibile e cerchiamo di liberare queste povere carte. Voi lo sapete bene, se avete visto gli altri video, il mio obiettivo è terminare 151. Non mi interessa il Master Set, mi interessa più che altro avere tutto il Pokédex completo con le Holo Reverse. Gli addestramenti sinceramente me ne faccio poco. E quindi ho acquistato qualche Holo Reverse. Iniziamo veramente molto bene, perché questo Dratini è veramente molto carino. Omanite, ovviamente le ho acquistate, poi ho aperto i pacchetti dell'album, quindi qualcosa sicuramente avrò doppio, ma non vedo l'ora di andare a inserire all'interno del mio album di Mew tutte queste carte. Guardate Electrode, guardate qua, se è figo questo disegno di Electrode. Haunter, come vi dicevo, bello Haunter, ma non tantissimo la carta, occasione sprecata per uno dei miei Pokémon preferiti. Dewgong, Seal, Ponyta, Geodude, Bellsprout, Poliwrath, Poliwag, Paras, bello, belli, non so se è davvero bella la carta oscura, ma l'artwork di Ekans è veramente molto, molto interessante. Raticate, Pidgey e Wartortle, quindi abbiamo anche un'evoluzione di uno starter, dai, non va malissimo. Tutte queste carte le mettiamo da parte e a breve entreranno all'interno dell'album di Mew. E poi ho deciso di iniziare anche un'altra collezione. E beh, che fai? Non abbiamo ancora finita una, non ne inizi un'altra? E allora vi dico che questa l'abbiamo acquistato da MKM, facciamo anche un po' di pubblicità al Wonderland di Bologna, tra l'altro siamo anche abbastanza vicini, faccio la pubblicità soltanto perché abitiamo nella stessa regione, non per altro, non è una collaborazione e mi sono trovato il bigliettino all'interno. Addirittura, signori, abbiamo anche lo scontrino fiscale. Credo che sia una delle prime rare volte che mi capita di trovare uno scontrino all'interno di ordini di carte. Bravi che non andate a evadere le tasse, complimenti. Ho speso la bellezza di 5,75 euro, di cui 3,40 euro di spedizione. Wow, quindi ben 2,35 euro di carte Pokémon. E voi direte, ma che cacchio hai preso per pagare così poco? Beh, signori, delle carte di tutto rispetto. E quando le vedrete direte, cavolo, le voglio anch'io, oppure ce le ho anch'io e voglio rivederle, perché ti riporterò alla mente dei bellissimi ricordi. Ora, World of Warcraft non c'entra assolutamente niente, chi se ne frega, non ci ho nemmeno mai giocato, non so come funziona, ma cerchiamo di tirar fuori dalla busta. Ok, sono al contrario, quindi non ci spoileriamo niente. Vediamo che le condizioni non sono proprio eccellenti, ho cercato carte dal good in su, ma stiamo parlando di carte abbastanza vecchie, di carte che è difficile trovare in condizioni perfette. Quindi andiamocele a vedere insieme, perché signori, ok, questa non c'entra niente. Prima vi dicevo di 151, non mi interessano gli addestramenti, ma mi importano gli addestramenti del set base. Set base, Jungle, Fossil e quest'altra edizione ho deciso di completarli tutti. E dato che vi avevo già portato l'anno scorso il video di set base, Jungle e Fossil completi, mi mancavano appunto gli addestramenti, ho iniziato a cercare qualcosina. Vediamo. Dietro c'è un altro Mr. Fuji, un altro addestramento, proprio perché, come vi dicevo, voglio completare questa roba qui. Un altro addestramento che è riciclo, ma insomma, ho preso anche qualcosa di questo set oppure no? Vediamo, eccolo! Il primo! In assoluto il primo! Dark Primeape. E quindi, signori, ho deciso di iniziare tutta la serie dedicata a Team Rocket. E quindi vediamo tutto l'ordine. Mamma mia, che ricordi, meraviglioso. Beh, cioè, dei tre starter, questo è meraviglioso, anche perché in realtà Bulbasaur non c'è, dei due starter, diciamo così,
Però su Charmander ho una storia meravigliosa che quando arriverà il Charmander ordinato vi racconterò. Non so se è qui, ma Squirtle è veramente il più bello. Abbiamo appunto un'altra, un'energia dei Rocket, e quindi abbiamo le prime tre carte della collezione dedicata a Team Rocket. Sono, cioè, dai, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Quanto è bello questo Squirtle, quanto! Mettiamo da parte anche queste, dovranno entrare nell'album. Qua ci sono troppe informazioni, quindi cerchiamo di aprirla fuori dallo schermo e poi vi faccio vedere il contenuto. Tanto vi ricordo che se volete lasciare un like mentre la apro, è tutto gradito. Le abbiamo finalmente estratte. Andiamo a togliere lo scotch, andiamo a tirar fuori il tutto. Ok, ci siamo già spoilerati tanto. Ok, qua ci sono informazioni personali di altre persone che non conosco. Chi sono queste persone qui? Ma come? Dettagli, codici fiscali, numeri di telefono, bonifici. Vabbè, qua ce le siamo già spoilerate. Possiamo guardare. E io direi di iniziare, da queste. Anche se sono un po' di più, mi viene a dire. Magari queste sono un po' di meno, quindi sono anche più costose. Non lo so. Abbiamo il Pokédex. Le energie... Le famose energie, perché mi mancano, effettivamente, anche queste mi mancano. Madonna, se sono maciullate, ma chi se ne frega, devono entrare all'interno dell'album e devono soltanto essere un contorno, così come la pozione magica, ventata, scambio. Madonna, quanto andiamo indietro, il Pokeflauto, signori, per svegliare Snorlax, mamma mia. E poi altre due energie, e abbiamo fatto bene quindi ad aprire prima questo pacco, perché ovviamente di qua ci sarà della roba un po' più cicciosa rispetto ad energie e addestramenti che lasciano un po' il tempo che trovano, ma servono comunque per completare i set. E allora io qui mi aspetto di trovare alcune carte del Team Rocket, come appunto il primo, che è un Dark Raticate, Pokémon del Team Rocket malvagi, cattivi. Da noi sono arrivati come Dark, ma sono malvagi, cattivi, e io credo che Team Rocket sia in assoluto la serie più geniale del primo blocco. A tal proposito vi dico che ho creato dei separatori per l'album, perché voglio mettere tutto in riga: prima set base, poi jungle, poi fossil, poi Team Rocket. Ve li ho postati nella sezione community, vi metto qui un esempio proprio magari legato a Team Rocket. Se vi piacciono potete scaricarli e applicarli anche voi ai vostri album. Direi di proseguire. Andiamo con Dark Raticate, che è il primo. Abbiamo Dark Gloom. Gloom è un Pokémon un po' così, ma devo dire la verità, Dark Gloom non è neanche malissimo. Abbiamo Dormi, carta veramente molto strana, con uno Snorlax, non lo so, che cosa sono, delle sveglie, non l'ho mai capito, rovinata, peccato. Abbiamo una ricerca di energia che non capisco perché non sia stata inserita nell'altro blocchetto, un gioco d'azzardo, carta molto strana, devo dire la verità, e purtroppo una Pokéball, ma forse l'avevamo, no, era la pozione di prima, quindi poche carte Team Rocket all'interno di questa spedizione, ma devono arrivarne delle altre. Ho fatto tipo 5-6 spedizioni legate a Team Rocket, quindi pian piano arriveranno tutte. Qualche giorno dalla registrazione di questo video sono appunto arrivate anche le altre carte, e quindi andiamo a aprirle insieme in un unico contenuto, dai. Oggi ho tre pacchi da aprire insieme a voi, più un quarto pacco speciale che ho lì giù, e direi di partire proprio da questo perché è stato acquistato su Amazon, so che cosa contiene e quindi c'è poca sorpresa. E poi, perché vi dico la verità, questo è un prodotto che voglio tenere sealed. Come ben sapete sono un patito di Charizard e questo prodottino non poteva mancare alla mia collezione. E proprio perché Charizard è un Pokémon emblematico e amato da tutto il fandom, o comunque da buona parte del fandom, tenere chiuso qualcosa inerente a Charizard, secondo me, può diventare una mossa vincente. E dato che, sinceramente, poco mi importa di terminare questa nuova espansione, questa team di Charizard potrebbe fare al caso nostro. Tra l'altro, un prodotto da tenere sigillato di Charizard Shiny. Guardate quanto è bello Charizard Shiny, fa sempre la sua porca figura. All'interno c'è una carta di Charizard EX, che sinceramente non mi interessa, anche perché non la trovo bellissima,
Però qui dentro abbiamo diversi pacchetti di Destino di Paldea. Certo, è un investimento che avrà bisogno di tempo per fruttare e chissà se farò bene a tenerla sigillata. In seconda battuta ho una lettera che ho dovuto già aprire perché il postino me l'aveva lasciata sotto l'acqua e avevo paura che le carte potessero rovinarsi. Quindi ho aperto la confezione e per fortuna c'era questo pezzo di cartone che ha un po' attutito il bagnato, diciamo così. Quindi adesso andiamo a vedere se effettivamente le carte all'interno sono state danneggiate oppure no. Io mi auguro di no. Per fortuna questo utente ha fatto un ottimo pacchetto e l'ha protetto molto bene. E quindi grazie mille Stefano, perché mi sembra il nome del ragazzo che ha inviato questo pacco. Queste bustine arancioni mi ricordano la mia infanzia di giocatore di Magic. Erano quelle che utilizzavo all'interno del mio mazzo Boros nel lontano, credo, 2005, 2006, qualcosa del genere. Ora non so se sono tutte carte che ho mandato a prendere o se c'è qualcosa per proteggerle. Quindi pian pianino andiamo a girare tutte queste buste e andiamo a vedere che ok, abbiamo già capito che tipo di ordine è questo qui. È quello di Team Rocket. Sapete che ho intenzione di completare il set Team Rocket in italiano Unlimited e quindi qui dentro, esatto, ci sono alcune carte bellissime che profumano veramente di passato. Io su questa carta, nello specifico, ho una storia da raccontarvi. Perché mettetevi nei panni di un bambino degli anni 2000 che ha visto il set base, ha visto Jungle, ha visto Fossil e ci sono tutti i Pokémon del Pokédex all'interno di quelle tre edizioni lì. Io ricordo che ero a Riccione o a Milano Marittima, comunque in Romagna, e in un mercatino dell'usato trovai questa carta appoggiata appunto in vendita e chiesi ai miei di comprarla. Soltanto che non avevo mai visto l'edizione Team Rocket, non avevo nemmeno idea che potessero esserci altre edizioni oltre al set base per completare ancora una volta magari il Pokédex, e quindi questa carta la etichettai come fasulla, falsa. Anche gli amici, quando tornai poi dalle vacanze, mi dissero che non era una carta di quelle originali, e quindi chissà Dio il mio Charmander Team Rocket originale del mercatino dove è finito. Sarebbe bello pensare essere proprio questo, che ha fatto magari un giro del mondo incredibile per poi tornare da me. La cosa bella di questo canale è che ci sono sempre degli aneddoti a disposizione per cercare di tirar fuori il nostro lato più nostalgico. Guardate qui queste carte, quanto sono belle, e ovviamente anche su Grimer c'è una storia da raccontare, perché quello giapponese è stato bannato, e infatti gli occhi sono stati ridisegnati perché prima guardavano sotto la gonna della ragazza che passava. A quanto pare non solo Rocket, perché volevo terminare anche gli addestramenti del set base, e qui abbiamo un misto di carte Rocket e set base, però sono tutte carte vintage, a parte che Voltorb e Rattata siccome sono molto carini. Allora andiamole a vedere tutte. Ok, lascerei Jolteon alla fine. Psyduck è molto molto bello, secondo me. Ponyta, bellissima immagine. Mankey, simpatico, ecco. Magnemite un po' meno. Questa tra l'altro dovrebbe essere, insieme a Gym Leader, l'ultima volta che appare appunto Kadabra, che al momento non abbiamo ancora trovato. E poi c'è questa carta qua, signori, che secondo me, questa è la miglior illustrazione di sempre all'interno delle carte Pokémon. E infatti mi piacerebbe trovare qualche, non lo so, disegnatore, qualche grafico in grado di ricreare questa carta con me al posto del professor Oak l'impostore, al posto di Weezing o Koffing, quello che è un Dark Charizard, per usarla proprio qui sul canale. Mi piacerebbe veramente tantissimo un avatar di questo tipo. Questa carta è meravigliosa, e neanche a dirlo, lo stile è di Ken Sugimori. Queste dovrebbero essere quelle un pelo più costose, forse le non comuni. Andiamo a vedere, perché abbiamo Dark Jolteon, Dark Flareon, Dark Electrode, Dark Charmeleon e il fossile misterioso. E con Dark Charmeleon e Dark Charmander arrivati adesso, completiamo il ciclo evolutivo di Charmander. Eh sì, perché vi è piaciuto tanto il video, anzi i video pubblicati un po' dappertutto su tutte le piattaforme, sono andati benissimo. Questo è il Dark Charizard di Max, ovviamente dietro non c'era scritto Max e per questo l'ho acquistato, anche se non in perfette condizioni. Però finalmente abbiamo terminato questa catena evolutiva che è iconica, spettacolare. Le carte Team Rocket sono veramente troppo belle, ragazzi, troppo belle, guardate qui che spettacolo. E quindi per fortuna la busta non si era danneggiata con l'acqua, e quindi andiamo direttamente ad aprire quella successiva. Che cosa abbiamo qui? Sono molto curioso, perché ormai è da tempo che sono sulla mia scrivania queste buste. L'ordine è partito
ancora prima, e non mi ricordo più neanche io che cosa ho mandato a prendere. Infatti questi video sono divertenti perché quando si accumula un po' di materiale spesso volentieri non mi ricordo cosa ho acquistato, lo scopriamo insieme. Sicuramente non ho acquistato un'energia base oscurità, come non ho acquistato dell'energia base acqua, ok? C'è da girare un po' di tutto, ok? Sono altre carte vintage per completare i vari set. Oggetti smarriti, un'altra carta Team Rocket, un'altra carta Team Rocket, recupero energia, ricerca computerizzata, raccolta notturna della spazzatura, Zubat e Bill. Mi mancava Bill, incredibile. Quindi se tanto mi dà tanto, anche qui dentro dovrebbe essere sulla stessa falsa riga. Andiamo subito a girare queste carte, però attenzione perché c'è già... una chicchetta, una carta rara. Una carta rara del set base, Professor Oak l'impostore. Questa è la puntata relativa al Professor Oak l'impostore. Abbiamo già parlato di quello di Team Rocket e ovviamente abbiamo anche quello del set base. E non è Team Rocket ovviamente senza Meo. C'è Porygon, Dark Mach, abbiamo completato l'evoluzione anche di Grimer, Oddish, Ekans. Insomma, tutte carte che ci fanno pensare ai bei tempi passati. Abbiamo un'ultima busta da aprire qui insieme oggi e quindi andiamo a vedere che cosa contiene. Ok, c'è qualcosa di duro, di rigido per contenere una carta, quindi questa forse è una carta di valore. Secondo me sono altre carte del Team Rocket o comunque del set base, però non mi ricordo. Infatti dovrebbe essere così. Quindi dai, siamo riusciti a mantenere una tematica univoca all'interno di questo video, insomma. Andiamo subito a scoprire il centro Pokémon, vediamo se dietro c'è qualcosa in più, perché dovrebbe esserci qualcosa in più. Queste buste non le vedevo da mille anni, davvero mille anni. Dark Rapidash, un po' smangiucchiato, un po' distrutto, non nelle sue migliori condizioni, ma qui ho già visto una chicca, perché io credo che questa carta di Dark Golduck sia... è semplicemente troppo bella. Semplicemente troppo bella. Come si fa a non amare questa carta di Dark Golduck, che tra l'altro è una carta di un Pokémon d'acqua che attacca praticamente esclusivamente con energie psico. Cioè, troppo bella. Troppo bella anche dal punto di vista dell'artwork. È inutile. Oddio, che cosa ho visto lì dietro. Oddio, non mi ricordavo di averlo acquistato. Guardate qui Golduck, che bello. E anche Dragonair, devo dire la verità, non è per niente male. Ma io qui dietro ho visto un'olografica? Eh sì. No! Ma io ho acquistato questa carta. Ma io non mi ricordavo di aver acquistato. Ma poi è in inglese, ma io non ho acquistato questa carta. Io non ho acquistato questa carta. Dark Machamp. In inglese e non holo. Ma non è mia. Prima però parlavamo di Kadabra e quindi eccolo qua. Adesso vado a controllare. E con Vaporeon andiamo a concludere quello che è il gruppo delle Evolution. Ecco qua Vaporeon e anche Wartortle. Ma anche questa è in inglese, ma io non le ho acquistate in inglese. A me non ricordo di averlo fatto. Vabbè, un po' di misteri che vanno a rendere il video un po' più pepato. Fatemi sapere, secondo voi, se l'avevo acquistato oppure no. Non mi sembrava. Sapete cosa facciamo? La live reaction. Vado a controllare l'ordine su MKM. Io avevo ordinato un Dark Machok in italiano e un Dark Wartortle in italiano. E mi hanno dato un Dark Machamp in inglese e un Dark Wartortle in inglese. Insomma, queste carte non sono mie. È il bello della diretta.